Benvenuti, ciao ragazzi, qua Max, oggi mi chiedo di Sono da Sole e sono qui a presentarvi finalmente questo mio nuovo video che ragazzi è un nuovo Pink Ball. Perché vi dico finalmente? Perché come credo voi già sappiate, questi giorni per me sono veramente pallosi e stressanti. Infatti ogni giorno per tutta questa settimana ho avuto e sto avendo e avrò un corso extrascolastico, quindi ciò vuol dire che tornerò da casa alle 4:30. Quindi poi cosa si deve fare? Si deve ovviamente studiare per i giorni dopo, perché i prof sono intelligenti, ti mettono 3 verifiche in un giorno e così non ho più avuto tempo di fare video. Infatti la review di Pelé l'avevo fatta tipo 2 giorni prima, quindi è da un po' che non si sente. Come state? Allora, spero bene, una cosa abbastanza ambigua. E poi ragazzi, oggi vi volevo caricare un pack opening, ma io tornato a casa ho visto questa magicata. Quale magicata? Che Team Ultimate Team, o meglio la EA, ha rilasciato la nuova carta Man of the Match. E ragazzi, io non potevo non pinkpalarvela, dato che per adesso io ho pinkpalato tutti i Man of the Match che hanno fatto. Infatti oggi sono qui a presentarvi il pinkpale di Dembaba, arancio, quindi Man of the Match, altezza di 189 cm, ma da sdraiato. E come vedete non l'ho mai provato, quindi sarà anche una cosa abbastanza ambigua, perché non l'ho provato perché non ho tempo di fare una partita, di fare il video. Quindi adesso andrò a mettermi la Falco, la prima canestella che mi capita davanti. Io direi di partire. Poi vabbè, innanzitutto vi volevo ringraziare per tutto il supporto che mi sta dando. Vi prego ragazzi, se potete mettete un bel mi piace, vediamo se riusciamo ad arrivare a 2500 mi piace. E oddio, io ne voglio 1750 entro domani. Noi possiamo farcela. Ecco, se poi tipo questo video arriva velocemente anche a 500 mi piace, caricherò subito sulla pagina Facebook il giveaway. Quindi se siete interessati andate sulla pagina Facebook. Comunque, come vedete, questo qua è sempre il solito post. Io vado a twittare su Facebook e abbiamo twittato. Ora aspettiamo gli inviti che non arrivano. Uno, e ragazzi, dato che non mi arrivano più inviti, io andrei ad accettare il primo sfidante che appunto mi ha mandato l'invito. Sono in due, che cosa abbastanza ambigua. E ho scelto il primo perché appunto non potendo ne scegliere uno casuale. Lol. Non ho il gold. Xbox, riscatta codice. Xbox, riscatta codice. Codice. Utilizza codice. Oh. E ce l'abbiamo fatta ragazzi. Abbiamo appunto, siamo riusciti a comprare un altro abbonamento a un mese per Xbox Live. Quindi adesso aspettiamo gli inviti, che magari era quello il problema, che appunto prima c'era poca gente, chi lo sa. Comunque come vedete stanno arrivando gli inviti, io andrei ad accettare il terzo. Quindi il primo è andato. Eccolo qua. E andiamo a giocare. Non so, sto schiacciato. Sì. No, tu mi stai prendendo in giro. Ah no, ok. Artek Flash. Axel. Oddio. Non ci credo. Oddio. Allora, gioca con amici rosa. Artek Flash ci sta. No, ho errato. Ti sta sentendo, ma adesso noi andremo a chiudere il Kinect. E ti chiedo anche se puoi chiuderlo anche tu dopo. Artek. Bella, buona partita. L'abbiamo anche invitato. L'ho invitato io, ma sono nella sua partita, che cosa abbastanza ambigua. Comunque, andiamo a togliere questa cosa. E io direi di andare subito a partire. Qua dovrebbe essere tutto pronto. Sto registrando da un macello, perché ho registrato anche la parte in cui cercavo il gold. Questa qua è la sua squadra. Ragazzi, se voi sapete come togliere le due barre che vedete a destra e a sinistra, mi fate un favore. E poi volevo chiedervi una cosa, intanto la sua squadra è abbastanza buona. Secondo voi, se FIFA Ultimate Team riuscirà a sbaggare, nel senso a risolvere, ma quel coso lì ci deve essere sempre il problema, non mi fa il controller, delle aste, una cosa abbastanza ambigua. Per me no, perché ormai è da 6 mesi che c'è sto problema delle aste. Io voglio un attimo sapere se mi si toglierà il messaggio lì sotto. E mi si... No, non mi si toglie. E aspettate un secondo. Dembaba di sinistro. Mannaggia. Bravissimo. Mannaggia. Poi, no, era il computer. No! 1-0.
Stavo scrivendo una cosa. 1-0, che due palle. PC mode l'abbiamo già messa. Ma che dai, va, Demba. No, è lento, quanto è lento. Però c'è Eto, la mette, Demba va, la controlla, la bot. Mannaggia la parata. Dai Samuelito, no, mi ha fregato. Non è vero, madonna che gol, al 44esimo, Samuel Eto. Pensavo mi avesse fregato. Mamma mia. Ma riguardiamocelo. Lancio chirurgico di Demba Ba. Sciabolata morbida. Poi Eto'o. Mamma mia. 1-1. E andiamo. E tutte dai. Demba Ba. Madonna, c'è un grandissimo passaggio. William. Lo scarta. William. Fuori. Finito il mio tempo. 1-1 al 48esimo, 1-1, 5, partita equilibratissima, 5 tiri io, 4 lui, 5 tiri io, 4 lui, 5 tiri 4 lui, io, e, oddio, va, no, sì, no, ma dai, sì, vabbè, ma non ci credo, vai, Eto, Samuelito! Madonna, non ci posso credere. In mezzo, Kabul di testa. Oh, sì, e c'è il gol! 2-1 al 59esimo. Kabul! No. E ha messo la pitch mode anche lui. Oddio, va. Partita chiusa! È finita! 4-2! E ci teniamo anche Demba Ba, Man of the Match, ragazzi! Quindi spero che il video vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel mi piace, ma perché? Perché ragazzi volevo... Dai, sto sputando come un suino. Volevo caricare... No, allora, innanzitutto volevo raggiungere la cifra di 2500 mi piace, ma soprattutto di 1750 in un giorno. E poi volevo caricarvi come prossimo video un bel pack opening, fatemi sapere se lo volete. Però un po' particolare, perché infatti vi volevo chiedere un consiglio. Io avevo in mente di fare sì i pack opening normali, però appunto per vivacizzarli un po', appunto non farli come ormai li stanno facendo tutti, o molto lunghi oppure abbastanza noiosi, un qualcosa tra un pacchetto e l'altro, non un qualcosa tipo Axel vs Wood. Comunque vedete, ho fatto il doppio se non il triplo dei suoi tiri, ma un qualcosa di abbastanza tattico. Quindi se potete consigliatemi cosa fare appunto nel caso in cui io non trovassi nulla in un pacchetto. Quindi non so proprio, date sfogo alla vostra immaginazione, alla vostra fantasia, fatemelo sapere nei commenti. E poi volevo regalarvi, o meglio volevo farvi, un pink pale che aveva un qualcosa di stramagico. Infatti pensavo di fare un pink pale di tutta una squadra in forma. Io l'ho detto e io spero di farlo. Quindi fatemi sapere se lo volete. Se lo volete anche lasciate un bel mi piace. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un bel commento. E io vi dico potente. Alla prossima, al prossimo video. Bolla!